Ciao amici nottambuli, ieri notte ho visto Il Diavolo, data di uscita in Italia 12 aprile 1963, con Alberto Sordi diretto da Gianluigi Polidoro. In questo film Sordi è a caccia di donne, svedesi per la precisione, e il film apre infatti con il lungo viaggio del personaggio di Sordi, che si chiama Amedeo, un viaggio d'affari in treno, lui commercia in pellami, ed è diretto in Svezia, a Stoccolma. Amedeo è fortemente incuriosito dalle ragazze svedesi, oltre che per la bellezza, anche per il loro carattere, probabilmente più disponibile rispetto alle italiane. Da sottolineare il fatto che Amedeo è sposato. Sua moglie lo aspetta in Italia, forse col mattarello. Sordi appare meno logoroico rispetto ad altri suoi personaggi, sembra più pacato, più riflessivo. A volte ci sono anche momenti abbastanza lunghi, di sguardi, in qualche locale notturno dove si acchiappa, accompagnati da musica di sottofondo. Ma ci può stare, visto che il film tratta l'argomento della seduzione. A circa metà del film, Amedeo riesce anche a portarsi la prima svedese in camera d'albergo, anzi svedesina, visto che ha 16 anni. Perché mettersi problemi visto che sono così disinibite? Nonostante Amedeo sia un donnaiolo, non ci sa fare, come altri personaggi di Sordi, Amedeo è più impacciato e si perde in chiacchiere. Allupato sul più bello, le fa scappare. Tra gli argomenti di discussione anche la cultura svedese, un popolo molto libero nelle relazioni, senza pregiudizi morali, forse perché non sono religiosi e non credono nei sacrifici. Insomma, Sordi ascolta con stupore il modo di vivere degli svedesi e soprattutto delle svedesi. A tratti sembra quasi un documentario sulla Svezia. Quindi un film con molto dialogo, poche situazioni veramente comiche, a parte forse il mal di testa in treno all'inizio del film, anche se il personaggio di Sordi è comunque simpatico. Probabilmente non è uno dei film più famosi di Sordi, forse nemmeno il più riuscito, ma io lo trovo comunque interessante. Qualcuno di voi potrebbe anche trovarlo un tantino noioso, oltre che per l'interpretazione di Sordi più pacata del solito, anche per la regia di Polidoro, che poteva accrociare su alcune scene. Polidoro qualche anno prima girò un altro film sulle svedesi, intitolato appunto Le svedesi, con Franco Fabrizi e Franco Interlenghi. Sempre lo stesso regista girò con Ugo Tognazzi Una moglie americana, anche qui simile la tematica. Insomma, Polidoro piaceva fare film sulle straniere. Devo darvi però una brutta notizia, questo film è introvabile in DVD, quindi mi spiace per gli appassionati di Sordi, speriamo che venga pubblicato presto anche su questo supporto. Per questa volta è tutto, se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!